Però devo arrivare al feed ancora, quindi qua okay. Ci vedranno su YouTube. Ah, siamo in live dal vivo. C'è due dubbi. Suona forte. Che ha fatto Simo T? Sei ferito durante un'esibizione? Ha suonato forte. Cazzo, che cazzo hai fatto? Ti fai vedere? Ah, tipo la pellicina mi sa tolto. Ma com'è? Ha suonato forte. Come ben vedete qui c'è il maestro. A parte mo... Sta qua la tete della telecamera, no? Perfetto. Aspettiamo che il feed arrivi. Poi intanto voi che siete su YouTube potete lasciare un commento con scritto Rana, come nostro solito. Grazie mille, sapete questo qua. C'è vero. È arrivato la notification. Sono io che riprendo. Intanto mo è arrivata la notifica. Mo aspettiamo che qualcuno commenti e si può partire con questa live che segnerà la storia. Che lettera che mi può passare per cortesia? Il titolo? No, io l'ho cambiato. No, è apparso, ma si è apparso così. Sì. Dov'è? Però si sta obbligando. Fai. Simo, ti metti in posa. Ciao ragazzi, siamo in live. Siamo qua con il maestro che si cimenterà in questa esibizione. Grandissimo. Grandissimo maestro. Sta partendo con la testa. Scusa Simo, ma puoi vedere anche le computer? Federica, il computer è morto, che è successo? Il computer è morto, ragazzi, stiamo cercando di risolvere perché ha messo la pennetta, facciamo vedere, la pennetta USB con le basi. Questo è il maestro Akumex Rex che ora si esibirà in una esibizione, appunto. Si esibirà in un'esibizione. Grazie per il sub Shaman Weed, il che si è ingoblinito. Perdona, ma Twitch. Dammi sto tribello. Guarda, abbiamo era capovolto, abbiamo risolto, era capovolto. Ora siamo grande tecnico. Eravamo come Mussolini. Intanto qua c'è Anna che si cimenta nelle riparazioni tecniche. C'è questo strumento di lavoro che si sta pian piano accendendo con l'attesa enorme del maestro. Qui facciamo anche un'intervista agli ospiti di questa live. Che... Jonathan, sì, presentiamo manager. Jonathan. Sì, sì, sì. Manager, sì, sì, che non struga. Però presentiamo anche parlare di questo personaggio. Ti hai da dire il contributo. Non voglio diventare un fenomeno virale, ragazzi. Ci vuole ben altro, ci vuole ben altro. Io intanto mi accingo. È la prima volta che ubriaco. Dov'è il tri? Ti pongo la. Grandissimo. Che poi ci dicono che sponsorizziamo delle cose. Grandissimo. Quando state provando a fare? Vuole fare una live. Ah, ok. Qua siamo in live sul nostro canale, un saluto. Quante centinaia di persone. C'è la padrona che ospita. Intanto non so, quant'è che siamo? Siamo... Potete prendere come... Siamo... Un centinaio. Sì. Intanto qua si sta accendendo. C'è un dubbi selvatico che si accinge. Insomma, raga, che dite? Com'è che siete pagato dalla Rai per sponsorizzare? Se io sì, io sono pagato dalla magari, raga, magari. Magari mi danno i soldi alla Rai. Come vedete siamo in un clima di festa, siamo. La signora, secondo voi quanti anni ha? Io ho detto 40. Facciamo un quesito. Vediamo cosa dicono. Ma lei quanti anni ha? Ciao ragazzi, come sta? Sta Pasquetta, come sta andando? Come sta andando sta Pasquetta? Ma non sappiamo qual è il problema dei feed. Che? Ma no, ha chiamato tu. Lui sta cercando Ale.
alcol. È la prima volta mai ubriacato nella vita. Grazie mille a Saretta per il resub. Grazie mille Saretta che ti... Ciao Serena. Ma che è Serena? Serena anche. Ma io, guarda, Saretta? Io sono mezzo cieco. 197. Che mi vuoi confondere? A parte, ragazzi, che qua abbiamo già dell'alcol in corpo. Dice il maestro, lei che ha assunto delle sostanze oppure è sobrio? È vero. Ok. Ma che mamma la dà fanculo? No, te, allora. Ah, allora, perché allora, poverini, ci stanno sempre... No, perché non è così. No, la mia era una domanda così per goliardia. Dico, noi qua ci siamo bevuti un qualcosina. Lei per le feste che ha assunto un qualcosina o è nel pieno delle sue facoltà con i freni inibitori ben attivi? Non ho capito, c'è un po' di casino. Cioè, questi freni inibitori sono attivi? E anche al centro. Vabbè, non è a conoscenza. Perché che è molto concentrato. Tra poco inizieremo con la performance. La performance. Come si sa come si chiama? Preso l'aux. Non lo so come si chiama. Però... Fatto qua, stiamo entrando, vedete, con la chiavetta, con la chiavetta attiva. 1:26. Ah, sì, ti dà un attimo. Ragazzi, un attimo il silenzio, tutti zitti. Fede, ti ho detto che stava come da sotto la trentina. Abbiamo la stessa età, 21 anni, diciamo. Ah, ok. Ho detto ok, mi nascondo. Sì, ragazzi, ho 21 anni. 21 anni. È più piccolo, cioè è più grande. Diventa. Ma come lo so, perché l'ha detto nella canzone RR. Sì. Lo dici quando sei nato. Mamma, ora zitta. Io sono un vero fan, non sono un fan fake. Oggi è il giorno della mia resurrezione, fatemi gli auguri. C'è sta blur, ragazzi. No. Mi dissocio. Cortesia. Anna, che dici? Niente, ragazzi. Attenzione! Cos'è un peto infernale. So i bassi questi. Beh, non lo so. Oh, ma il microfono per ecco, ma non ce l'abbiamo. Il microfono. Ah, no, già, così va benissimo. Non lo so perché. Ce l'abbiamo un microfono. Microfono? Amore, c'ha il cantatù? No, il microfono non mi penso. Vabbè, ma io vorrei capire. Ma fai così. Perché fa tanto? No, so. Aspetta. Dicono che gnocca quella coi baffi, penso sei tu. Vuoi mettere un attimo il cellulare? Voglio capire se è perché ci ha piovuto prima sopra l'amplificatore. No, funzionano fino a mo. Ah, giusto, allora è il computer? Penso di sì. Ci mettiamo una canzone a caso. Prova col naso, vedi come prima. Ma che funziona? Sta succedendo? No. Trema il... Allora il cavo aux. Vabbè, non fa niente. Scusa, il cavo aux. Ma non va manco la canzone? No. Attenzione. Che cazzo? Attenzione. Non facciamo guai. Questo è Flame, ragazzi. Tranquillo, io voglio... No. Basta. L'ho inquadrato, basta. Basta. Questa era quella della macchina, l'unico che funzionava. Vabbè, non è... Allora, facciamo vedere, vediamo fuori cosa succede. Che succede? Oddio. Stiamo parlando della fobia delle ciccione di Mario. Sono persone che fobia. Sono la fobia delle ciccione. È il mio punto debole. Perché odi le ciccione? Allora, io non odio le ciccione. Io ho una fobia patologica. Ha paura di morire quando gli passano vicino. Sì, perché ho paura di essere attirato dal loro campo gravitazionale. Giusto. Poi non esce più, eh. Infatti, cioè, avete presente Peter Griffin? Quella puntata meravigliosa in cui lanciano le cose e cominciano a ordinargli addosso. Io ho paura di finire in quell'ora. Quella è il mio, è la mia più grande fobia. Quindi, ciao Italia. La chat ci chiede se siamo finiti in un punto di ritrovo per drogati. Ma no, oddio, guarda, ma no, state male. Più o meno siamo al 7, ragazzi. Scusa, io bevo vino. Space Fox Space Fox, c'è qualche problema. Il maestro. Ok, il maestro è pronto. Presentartelo? Come no? Comunque, non per dire, io ti sto ospitando, cioè, grazie. Allora, ragazzi, siamo pronti per... Alzati. Siamo pronti per fare esibire di nuovo nel mondo di YouTube il carissimo maestro Akuma X-Rex. Io sono il manager che non sfrutta. Esatto. Perché lui sa tutto.
e... live, no, perché molta Twitch, gente lo scrive, capito? Cioè, ecco. E niente, Akuma, sei pronto? Sì, sono. E allora, ragazzi, vi lascio. Bello carico, vada, vada, vada! Vado! Un applauso! Attenzione! Eccolo! Montevino! Novella! Montecorvino Novella! Montecorvino Novella! Montecorvino Novella! Questo è il mio paese! Io sono nato e da quell'anno in poi non ho mai mollato questo paese. Io sono nato nell'89 a Battipaglia, ma non me ne importa di niente perché è davvero importante. E dove sono cresciuto? E io sono cresciuto in questo piccolo paese e ne vado fiero. Mi ha fatto gioire, soffrire, sorridere, arrabbiare. Tutto quello che mi è capitato in tutti questi anni, con i miei grandi talenti, voglio di fare il voglio visitare Pisciotta, Salerno, Sanno, Capaccio, Avellino, Empoli. Pure nelle altre regioni come Bologna, Venezia, Milano, Sardegna. Ma neppure c'è soltanto il mio paese di sempre. E vado fiero. Viva Montecorvino Novella! Spende sorridente, dilettante, prevede lentamente, conducente, convivente, sofferente. Oh, extra beat! Extra beat! Wow, extra beat! Pronto di questo! Deficiente, amico della gente, io ho la città chiamata Palermo, perché si ammazzano tutti a Palermo. Mi accontento di avere un grande amico come Mario Palermo. Amante della figa e conoscitore di musica, tutti noi lo chiamiamo Rocky Palermo. In futuro voglio avere grandi successi all'estero, come Germania, Spagna, Italia, Portogallo, pure a livello internazionale, come Giappone, USA, Messico, Brasile, Argentina. Ma finale ho sempre il sapere di un vero italiano e ne vado fiero. Viva l'Italia! Sono stato a fare il gol come Pazzini, faccio i bellissimi risultati da Pazzini e pulisco tutte le città come gli spazzini. In futuro voglio avere successi impossibili come il mondo, visitando gli altri pianeti come la Luna, il Mercurio, il Saturno e Giove. Ma al finale rimango sempre un essere umano e ne vado fiero. Viva la terra! Ma l'ho vinto! Grazie maestro, veramente. Ce ne vuole cantare un'altra? Non ce lo vuoi fare? Eh? Un ballo, noi lo vogliamo far fare. Ok. Un balletto, dove sta? Ma c'è la base? Allora, io adesso metterò una delle basi che ballerò sicuramente. Va bene. Ragazzi, fate un po' di spazio, che adesso balla. Elettra. Balla. Allora. Noi dobbiamo capire che il maestro, oltre ad essere un cantante, è anche un ballerino. Un ballerino, provetto, è appena uscito dalla scuola di amici. Esatto, c'hai, c'hai il talento del canto e del ballo. Io metto qua. Fisi. Lasciamo lo spazio. Ti sta arrivando. Che ne pensa lei? Io penso che sono orgoglioso di affargli da manager perché avrebbe trovato qualcuno che magari l'avrebbe soltanto usato. Certo. Quando... ti dico la verità,
figurava una bella situazione, ok? Quindi diciamo che qualsiasi tipo di sponsorizzazione, qualsiasi tipo di cosa, io il mio guadagno di profitto ho zero, sempre zero, perché capisco la sua situazione e io non ho bisogno di farmi magari dei soldi. Io gestisco una pizzeria a capaccio, quindi certo, comunque sia le mie cose ce l'ho. E oggi, siccome eravamo chiusi, eravamo in ferie, mi ha fatto piacere portarlo qui da voi, che siete dei youtuber, come si dice. Certo. Soprattutto tu, critico d'arte. Sì, io Sgarbi due. Smettiamo una cosa, ragazzi, stava scherzando sotto al commento Simone quando ha risposto The Manager. Che lo sfrutta, ma io sfrutto sempre, ragazzi, sempre a scherzare. Sono un burlone. Ci siamo. Ci siamo. No, ragazzi, il ballo, il bello, no, attendo dal mio paese, senza paura, nessun timore, nessuna vergogna, e il mio pubblico mi sta aspettando con la mia voce. Caldo. Fantastico, è uno spettacolo che io non pensavo di passare una Pasquetta così. È un po' atipica. Il maestro riesce a trasmettere emozioni veramente fortissime. Le sue abilità di ballo sono veramente uniche, non c'è che dire. Io mi sono emozionato non perché sia ubriaco, ma perché ragazzi, veramente. Tu Anna, che dici? Io sono commossa.
commossa. Grazie maestro. Grazie. Blu, ragazzi. Vado a cambiarmi le mutande, sono venuto molte più volte. La miglior pasquetta della mia vita, ragazzi. Cioè, incredibile. Questa è la quiete dopo la tempesta. Sì, sì, sì. No, prima forse, mo. Non so se ci sarà un'altra esibizione. È stanco. Comunque. Il maestro ha bisogno di un po' d'acqua. Un po' d'acqua? Sì. Ecco, è arrivato. Si sta sentendo male. Serve H2O. Ma è stata l'insegnata ieri. Comunque se c'è una ricarnazione di Michael Jackson, se proprio vogliamo dire. No, ma non ti aspiri un po' Michael Jackson? No. Come no? Cioè, mi aspiro, ma non la ci aspiro. Ci sono diverse influenze. Sai perché? Perché bisogna cercare di essere sempre meglio. È più pop e io invece sono rap. Siamo nei mondi differenti. E allora? Non so che dire. Rimane senza parole. Cioè, ragazzi, sono ubriaco o sto dormendo? O sto sognando? Ti prego, troppa figura che potrebbe essere liberato. Potrebbe essere liberato. Mamma mia. No, comunque Simone, abbiamo una passione in comune, cioè il cantare. È certo. Duetto subito. Stiamo facendo duetto pure col maestro, un trio. Duetto col maestro. Faccio vedere una cosa. Vabbè, non è che voglio sponsorizzarmi. No, dai, cioè, dai, vediamo. Sua sono una delle mie canzoni, qua ero pelato, Ok. Che avete da guardare? Siete solo una madre di coglioni. Sapete perché? Non avete il fegato. Allora, facciamo questa cosa dove più. Sono un pochettino più aggressivo. Questa qua è più bella. Mm-hmm. Mamma mia. Quanto emozioni un giorno sì. No, infatti. Catrame, che bighiamo. Chiudi gli occhi e prendi per vestire marcato, abbandonato come un cane, senza la mamma, ma col padre bastardo vivendo in un dramma, con questa gente folle in mille barre, con gli occhi arrossati, ma non dalla fame, ma dalla voglia di scappare da sto mondo infame. Meno male che c'è questa musica a salvare. E dimmi adesso cosa mi hai chiesto, ti guardo e sono disperso, nei tuoi occhi vedo l'universo. Resto solo in una camera, nella mano l'accendino con un'altra canna, con la paura di quest'ansia che mi circonda, mi viene l'asma, paura di tornare a casa, in mezzo a
si batti promesse in una strada, tra poco mai pagati senza manco un euro in tasca. E chiudo gli occhi e penso di volare, vedo il futuro nel gioco. Vabbè, basta desiderare. Certo, ah. Quindi, cioè, di che anno è questo? Questa qua è uscita circa 3 anni fa. Ah, ok. È stato... sono... Grazie. Guarda, io siccome stavo in Sardegna, ci sono stato lì per 8 anni, ero uno degli artisti più selezionati, quelli là che comunque chiamavano in apertura. E sono stato in apertura con i Gemelli Diversi. C'è sta un bel giro poi di in Sardegna, a parte tutti quelli che si è portato appresso. Sì, 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 voglio. Stavo dialogando con Mr. Flame, però sì, si può sì. guardare. No, lui no, non posso, non posso voce, inquadrare. Sono la voce sentire. Fuori campo. Ragazzi, ho avuto la fortuna di guardarlo. Oh, raga, vi dico solamente che c'ha degli occhi bellissimi. Ah, Mr. Flame ha degli occhi bellissimi. Io in realtà. C'ho gli occhi, com'è che tu dici? Com'è che c'ho gli occhi? Anna, che cosa ti piace di Gianluca? La maschera. Greve, sì. C'è la risposta pronta. No, no, in realtà, cioè, comunque ma vogliamo fare un cambio a questo ragazzo, un cambio a questo ragazzo. Io se divento un meme è una cosa bellissima. L'ho trovato prima che si stava arrampicando. Grande, io comunque dove farei di nuovo un bel applauso al maestro. Un applauso al maestro! Grazie magistrale! Libidinale! Libidine qua del maestro, grandissimo. Libinitudine. Labirintite. C'è una cosa che bisogna dire, cioè lui era sobrio fino a qualche ora fa. Senso, fino a 20 anni, capito? Era sobrio, era stemio fino esatto, a ieri. Esatto, sì. Poi ha portato il vino del nonno. Un applauso più del nonno. Sobriamo, i gatti sono bellissimi. Perché era sobrio? E no? Quando è sobrio gli ho staccato la testa. Rade Goblin. Dopo un paio di anni. Che sacco Jeremy Goblirana. Vieni qua, vieni. Flame, mi hai sputato in faccia al Romix. Io ho delle tendenze un po' da lama ogni tanto. Vabbè, è una stretta di mano, esce solo la mano. Così facciamo vedere che Blur stretta di mano Flame con Flame si sono riappacificati. Si sono riappacificati. Ti hanno chiamato Human Safari però per Blur. Ah, cazzo, vabbè, sono un'altra cosa. Lei chiamano alle fiere per fare, capire la comparsa. Ma dimmi Blur, ma hai qualche feticismo per i mobili? No, che no, spacchi no, sempre, no, secondo aspetto. No, è un feticismo per le ragazzi, sappiate che questo gatto è l'unico salvato di quel video famoso di Paolo. Ah, però è il momento. Non se lo poteva mettere altri 50 gatti nel cazzo di zaino, non poteva! Povera bestia, ha viaggiato 90 km in mezzo alla Lurina. 90 km in mezzo all'urina, che ovviamente era spaventato, non lo so, disastrato, ritardato, non lo so che problemi aveva, però vabbè. Questo è uno, vuoi bere un bicchiere d'acqua? A gol. È un pomeriggio sale mi proponete, vuoi bere un po' d'acqua? Non voglio! So benissimo, cioè, mi piace non avere l'equilibrio che ho di solito, cioè, non lo so. Io domani ritorno a studiare, quello è il problema. Crediamo tutti. Simone, però hanno chiesto magari qualche sessione in piano. Ho detto, c'è un piano di canzoni, tra il maestro e potete fare un fit con il maestro e Simone, dai, ci prendo io. Non riprendere, ci penso. Ok. Aspetta. Io aspetta, questo qua lo poggio qui. Anche il gatto vuole suonare. Scusate, ma io sono un tossico, quindi ho bisogno di ecco che è qua che si canta con Simone. Tra poco un featuring. Vai con Paolo in diretta per noi. Si procintano i nostri artisti, qua c'è Simone di Dubbi che deve sfrattare un gatto prima di esibirsi. Guarda che bellino. Quanto è bello, eh? Devo dire. Io ho apprezzato molto una canzone che ha fatto il maestro, una cover. Ha fatto Io vado a bordo. La conosci? Se la sfida tu adesso. Attenzione per esibizione! Io un giorno crescerò,
di tasca non ne ho, ma se non mi è rimasto Dio, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi di tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Un applauso grandissimo. La tipo perdere la prima volta diciamo bravo, ci ho fatto pure un po' come no, allora io ci ho visto un video, ci ho visto arrivare mega. Ah, ok, proprio una cosa dove ci si può. Aspetta, lei un attimo un bagno, ok. Sentimentale. Che cosa vuoi? Ah, fare? Sentimentale, eh?
Anche qui, non solo alla Cerbero House, insomma. No, casa mia, Santa Teresa, ci facciamo riconoscere, zì. Basta! Okay. Ah, perché lui pensa di sopravvivere. Un pochettino di tempo. Io sono cosciente mentalmente, ma non da un punto di vista spaziale. Giusto. Il mio cervelletto ha deciso di fare un ferie, oggi fa spettacolo per me, ha deciso di non farmi stare di più. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Ma non sembra che se tu fai americano. Spaghetti a tutte, è un partigiano come il presidente.
Dai, l'ultima, l'ultima. Questa è per la chat. Allora, tutte le sue però. No, Capobastone non lo so. No. Cioè, so il nome dello youtuber ma non lo so. È la canzone che ho fatto io però. Ah no, quello non lo so. No. Oh, no. Vedere però che va Cagnata. Fatta. Aspetta, il cognome invece è quella è. Dicono Ginevra. Non ricordo più, aspetta. Copiare. Copiare, oddio. Copiare. Qual è? Conoscete? Sì, come no? Oh,
Ma sono ovviamente non sa aprirla. No, no, no. Mi sembra ovvio. No. Aiutatelo. Oh, aspetta, lo devo capire. Lo devo capire. Ah, dai, che sì. Ok. No. Così. Sei il dentino. No, bevi. Ti fa male. No, ma ce la fai? Non credo. Sono un po' provato, ragazzi. Dove è andato? Dove è andato? Ce l'ho qua, sta lì dietro. Grazie. Allora, com'è stato suonare col maestro? Io a lui lo seguo da quando penso mi fece la cover di Ginevra, quindi aprile 2017, 18 scusate, e niente, sono un fan, no veramente, vedo tutti i video, giusto? Eh? Vedo tutti i video. Certo. Non sono uno così, un trick e ballacche a casa, io vedo tutti i video del maestro. Non è vero. Sono un fan. Sta dicendo menzogne. Che hai detto? Ciao ragazzi, è stato bello.